Salve, devo fare tempo di musica. Salve, eccoci qua. Ancora una volta mi è capitato di mentire accidentalmente, perché avevo detto l'altro ieri che la live sarebbe stata domani, ovvero ieri. E invece, ieri Tim ha deciso che voleva mandarmi a fare in culo. Ma va bene così, non sono una persona che se la prende a male per queste cose. Non alla 60esima volta. Basta ancora un pelino la musica. Un filino alta. Un pochino troppo. Per chi fosse curioso, è la host di Deoxys di Pokémon Omega Rubino e Alfa Zaffiro. Detto ciò, veniamo a noi. Ci siamo salutati oggi con OBS che sta esplodendo. Aiuto. Ho paura, mamma. Va bene, non importa, succederà quel che succederà. Dicevo, ci siamo salutati la scorsa volta con l'albero madre, non albero madre, l'albero dei cazzi lì che si stava risvegliando a causa dello Stellaron, e non è ben chiaro cosa stia succedendo, ma qualcosa sta succedendo e noi adesso dobbiamo andare a scoprire cosa. Normalmente mi verrebbe da pensare che siamo abbastanza vicini alla fine della trama, però se conosco come funzionano i giochi, i videogiochi in generale, prima di arrivare effettivamente all'albero dovremmo fare almeno un paio di mappe, contando di personaggi di turno che ci diranno «E voi chi siete? Voi non potete accedere qui!» No, guarda, ci manda Jin Yuan, il capo massimo di tutto. «No, non potete accedere comunque perché io non vi ho dato il permesso, dovete superare questa prova!» Ma si è risvegliato l'albero della morte, letteralmente sta per esplodere tutto. Però dovete fare la prova, sennò qua non si passa. Sono le regole non esisteranno più se l'albero si risveglia e succede il Finimon. Però dovete fare lo stesso. Va bene, facciamo ste prove, eccetera, eccetera. Questo è quello che prevedo succederà. Anche solo un... oppure, più semplicemente, «Oh no, non possiamo entrare perché l'abaco di Giada non ci fa entrare. Che dobbiamo fare? Dobbiamo fare i puzzle». Va bene, andiamo a fare i puzzle. E quindi via. Sarò molto stupito se adesso prendiamo un'imbarcazione, arriviamo subito lì. E, vabbè, ci sarà ovviamente il taglio in cui ci fanno vedere cosa fanno Ding Dong, Luo Cha e l'altra tizia che non mi ricordo come si chiama. E poi niente, dopo quello però mi sa che in teoria si tornerà a noi, faremo una di queste due cose che ho detto, ovvero o prova o puzzle, e poi finalmente arriveremo lì, ci sarà il boss, e poi mi aspetto una roba a livello emotivo almeno simile a tutta la questione Cocoli eccetera, che non penso succederà però, perché sinceramente oddio, in realtà forse è presto per chiudere tutto. Non lo so, perché Belobog e Yarilo Six come trama sono durati non poco, ed è per questo che il finale è stato così impattante, perché ti eri affezionata ai personaggi, quindi dici, minchia, adesso voglio proprio vedere cosa gli succede a questi personaggi, a cui voglio così bene, Bronia, Cocolia, Zele e gli altri. Gli altri non sono importanti. Voglio vedere che cosa gli succede, Serval, eccetera, voglio vedere che cosa gli succede. Qui non c'è stato tutto questo approfondimento, e non solo perché ancora non ho fatto neanche mezza questa secondaria, ma in generale non... cioè, alla fine che abbiamo fatto? Abbiamo girato un po' con Cinque, che ci ha fatto il giro turistico. No, con Ting Yun. Poi con Cinque, che ci ha fatto il giro turistico però della base pazza. Poi adesso abbiamo parlato un po' con l'Indovina. Abbiamo picchiato Kafka. Basta. Che altro abbiamo fatto? Abbiamo parlato con Jin Yuan, che ci ha fatto io ho la voce suave. Io quando parlo le signorine devono cambiare l'intimo. E basta, che altro abbiamo fatto? Cioè, non sono particolarmente affezionato ai personaggi di questa zona come lo ero a quelli di Belobog. Perché alla fine a Belobog, no? Ti affezioni a Bronia, perché capisci che non è una spocchiosa di sto cazzo, ma in realtà ci tiene davvero. Un pochino ti affezioni a Zele, più che altro perché è la ragazza di Bronia, perché è simpatica Zele, ma fino a un certo punto. Natasha. Boh, Natasha non frega un cazzo, sinceramente. Servalt, ci affezioni quando torni su e scopri che in realtà tutte cose. Qui invece, boh. Per il momento investimento emotivo è più per Kafka che per altro, quindi boh. Ovviamente c'è tutta la questione di Ding Dong, in caso ci fosse qualcuno nuovo che non è al passo. Ding Dong sarebbe Dan Hang, lui, il tizio verde. Io lo chiamo Ding Dong perché non so come pronunciare bene il suo nome.
loro lo pronunciano Da Nang, però non lo so, non mi fido degli inglesi per pronunciare dei nomi cinesi. Quindi il punto è, c'è tutta la questione dei loro due eccetera, però cioè, ovviamente saranno loro due il climax, perché so cosa succede a Ding Dong, so che no, chi spunta insomma, lo so, bisogna vedere come e quando e perché. E poi c'è un altro personaggio che non abbiamo ancora visto neanche per sbaglio nella trama, ovvero Jing Liu, che se non sbaglio è legata a no? Le corni è quello. E quindi non so, sono curioso di vedere cosa sta per succedere. Ora voi vi chiederete, ma Cusco, ma di solito questi discorsi li fai dopo aver aperto il gioco, perché stiamo parlando adesso di queste cose con la musica di Deoxys in sottofondo? Ebbene, il motivo è che, in realtà, mentre stavo parlando con voi, stavo farmando. Il motivo è che stavo farmando, lo farò ancora un'ultima volta perché ho abbastanza punti per farlo 6 volte. E niente, ragazzi, stavo farmando per potenziare il signorino qui, che ancora non sono riuscito a potenziarlo al massimo perché io sono un idiota. Mi sono accorto di essere un idiota, mi sono ricordato di essere un idiota, perché ho la musica troppo alta, leggermente. Ma ancora più che la musica è troppo alta, stavo guardando questo video. Cioè, io quando devo potenziare le traces dei personaggi, le tracce, quando devo potenziare quelle, come faccio? Niente, le potenzio tutte, quando posso le potenzio. Do priorità a quelle più utili, tipo le skill e le ultimate, ma le potenzio tutte. Giustamente però, guardando un video, ho visto che di solito l'attacco base non si potenzia, a meno che non abbia qualche abilità fighissima particolare, cioè... Se potenziare l'attacco base vuol dire solo che fai il 60% invece che il 50% del tuo danno, allora non ne vale la pena. È solo che io non ci avevo pensato. E quindi fino ad ora stavo sprecando punti potenziando quello, quando in realtà potevo concentrarmi su altro. Non dico che l'avrei già finito, fin l'avventuriero qua, di potenziarlo, però sarei un passo più avanti, magari. Idem per tutti gli altri, anche Luocha non ho finito di potenziarlo, Serval è ancora indietro di molto, Acheron non è mia, l'ho presa da in prestito da uno... da Rick, se non sbaglio. L'ho presa da Rick? L'ho presa sulla mia lista amici, non mi ricordo esattamente da chi. Credo da Rick però, perché ho detto dai, faccio arrivare qualche punticino. Adesso che ho anch'io due personaggi decenti, piacerebbe anche a me che la gente li prendesse in prestito, però non credo succederà finché non saranno almeno a livello 60 o 70. No, 60 ci sono, finché non saranno a livello 80, Finché non sono a livello 80 dubito che verranno presi in prestito per farmare. Comunque, adesso direi che è arrivato il momento, tanto qua loro menano. Io intanto procedo a riattivare l'audio del gioco e a togliere la musica di Deoxys. Anzi, facciamo che prima tolgo la musica di Deoxys, così non si sovrappone l'audio in modo orribile. Poi mixer audio e faccio così. Eccoci, ce l'abbiamo fatta. Adesso chiudo Google, così non mi esplode tutto, magari. Pronti. Tra l'altro una cosa molto fastidiosa che succede qua quando prendo l'Acheron altrui per farmare è che magari è rimasto un solo nemico con uno sputo di vita che se lo lasci lì fermo muore da solo per di tristezza tipo, e Acheron però c'ha la ultimate pronta e quindi la usa per shottare un nemico che letteralmente lo attacca all'Uocha che fa uno di danno e moriva lo stesso. Purtroppo è capitato varie volte, potrebbe capitare anche adesso. Sicuro capita adesso, guardate. Guardate che adesso capita questa cosa. Sicuro. Sicuro adesso succede. Adesso lei usa la ultimate per ammazzare sto... Ecco, guarda. No, si è salvato. Va bene, meno male. Oh, dai. Abbiamo finito ordinati. Pronti. E abbiamo fatto. Grazie. Tra qualche minuto potrei farne altri 6, ma magari non è il caso, Magari non è il caso. Pronti. Devo smettere di dire pronti. Allora. Qua, livellino al volo. Azz, doppio livellino. No, doppio uno, però quasi. Qui sono sempre più tentato di spendere quei 10 euro per prendere tutta sta roba qua sotto, ma per ora non ne sento troppo il bisogno. Le daily... ho finito con le daily, godo. Pronti? Basta dire pronti, cervello! Devi usare un'altra parola, usi sempre la stessa! Che palle!
Sì, scusate ragazzi, io sono pazzo, mi riferisco al mio cervello da solo, sono salito e si va a riscuotere il premio. Adesso andiamo avanti con la trama, tranquilli. Adesso riscuoto il premio, che se non sbaglio è un'armatura d'oro dello Zodiaco per Finn l'avventuriero, o meglio, per Preservation e quindi per Finn l'avventuriero. Lui c'ha sta quest da 1000 anni, eccola qui. Dicevo, lui ha una quest da 1000 anni che mi vuole dare e io continuo solo a chiedergli le ricompense per i livelli. Allora, Finn l'avventuriero, dove stai? Eccoti qua. Allora, questa la lasciamo qui dov'è. Ok, questi ne facciamo un altro po'. No. Anzi, no, facciamone 14, tanto quelli base non servono. Tanto quelli base non mi servono più. Questi non credo di poterne fare altri. Invece sì, boia. Beh, così direi che possono bastare. Anche perché tanto non bastano mai questi, quindi se ne faccio qualcuno extra ci sta. Allora, uno. Oh, fuck. Questa cos'è? La ultimate. Ma la ultimate non è un granché. Due. Ecco, questo è il talento e la skill. Devo potenziare per prima. Poi il resto se c'è tempo. No! No! No, ne manca uno! Vabbè, dovrei poter fare anche così. Vediamo. No, no, queste due mi servono. Queste due mi servono, non le posso usare. C'è qualcos'altro che posso sacrificare? Il cazzo proprio, va bene. Allora per adesso lo lasciamo così, poi dopo tornerò io a fare le cose. Potrei potenziare... No, questa non posso. Questa nemmeno... Ah, minchia! Aia. Posso potenziare questa, ma come abbiamo detto prima, non ne vale la pena. Per quanto, 60% della difesa. Carino. Allora, relics. Questa... Perché ecco, questa qui... Ah, però potenzia la difesa del 21%. Quest'altra invece... Attacco. Sai che in realtà conviene tenere più questa per ora? Sì, lo so che questa la devo ancora potenziare, però... Vabbè, senti, intanto la potenzio. Poi, in caso, non gliela do. Vediamo un po' che succede qua. Difesa più 40. Che non è molto. Vediamo al 6 cosa diventa. HP, perfetto. E ci teniamo quello che c'era prima. Invece qui... Com'è? HP, HP, crit damage, break effect, HP... Una merda tutti e due, va benissimo. E allora niente. Forse posso dare asbura di fuoco? Quest'altra... Questa qui? Vediamo, crit damage, attacco, difesa... Attacco, HP, difesa, che dai questa. Sti cazzi, tanto. No. Equipaggio. Grazie. Perfetto. Ora possiamo andare avanti. Madonna, Arlecchino, sbura. Ma che Arlecchino qua con sta roba. Dov'è? Aiuto! Non trovo più. Ecco. Poi, cosa ho fatto rispetto alla scorsa volta? Ho completato... No, però mi sa che ve l'avevo già detto che avevo completato il Simulated Universe 6. Vabbè, comunque, quindi... Completato il Simulated Universe 6, quindi lei adesso è a Eidolon 4. Che dovrebbero essere tutti, forse? No, forse ne manca uno, non ricordo. Non ho potenziato lei. Non ho potenziato lei perché purtroppo, essendo... vabbè, sono pieno di roba in realtà. Ah già, perché non ho fatto... Vabbè, potenziamola adesso. Ah, il vero motivo per cui non l'ho potenziata però è che non ho un Lightcon decente da darle. Purtroppo Lightcon Harmony, ho questi due che fanno non cagare, però non sono neanche buoni. Cioè, questo quant'è? Dopo che usa un attacco viene colpito, recupera 4 energie in più, che ci sta. Non fa schifo, però vabbè. E non può essere attivato ripetutamente lo stesso turno. Questo qui aumenta l'attacco di tutti gli alleati dell'8%. Beh, oddio. Anche non fa schifissimo per lei, però... non so. Poi ho comprato questo Lightcon qui, sempre all'Artariums. Ho scoperto una cosa che in realtà è abbastanza ovvia, però io l'ho scoperta da poco, ovvero che come si superimposano le cose. E voi mi direte, ma Cusco, ma te l'ha spiegato il gioco come si superimposano le cose? C'è il tutorial su come si superimposano le cose.
sì, ma io me lo sono scordato. E quindi, niente, ho scoperto come si superimposano, o meglio, ho scoperto cosa vuol dire superimposare, perché io lo leggevo questo termine in alcuni oggetti, cioè, ma che cazzo vuol dire? L'ho scoperto e ora ho potenziato alcune cosine, tipo questa, sì, questa è al 2, questa è al 3, questa qui poteva già essere maxata, ma non lo sapevo, e quindi gli altri li ho sciolti. Vabbè, non tutti i mali vengono per nuocere, su via. Questa adesso l'ho potenziata, Venturin... Ecco, questa è una cosa di cui volevo parlare. Venturin, ho sentito che per i giocatori free-to-play il Lightcon di Venturin è buono, ovviamente, se riesci ad averlo, però non è una priorità. E quindi sono indeciso. Sono alquanto indeciso su Venturino che cosa farci con Lightcon, perché questo qui va bene. Aumenta la difesa del 24%, per ogni alleato con uno scudo lo aumenta di ulteriori 6%, che è una figata. Detto ciò, il Lightcon suo sarebbe meglio. In teoria, sarebbe meglio. Però anche questo va bene. In più, tecnicamente, se io dovessi, se proprio mi dicessero scegli tra pullare questo Lightcon qui e questa signorina qui, io sarei più propenso alla signorina, perché è un personaggio, è più divertente, cioè è un personaggio, lo puoi usare un personaggio, assurda informazione, no? E quindi sarei tentato, però... D'altra parte, anche ottimizzare lui sarebbe il mio primo personaggio davvero ottimizzato. Non mi farebbe schifo averlo, anche perché è abbastanza rotto. Mi pare che valga la pena ottimizzarlo per bene. Abbiamo 17 giorni per pensarci. Andiamo alla trama ora. Andiamo alla trama da qui. Mi ricompensano con un Cosmon per potenziare sbura di fuoco. Figo. Approfitto per bere. Del gioco mi pare un po' basso, però ok che adesso non c'è nulla da ascoltare, però vabbè, che in realtà conoscendolo dopo, quando ci saranno i filmati, tutte le cose, esploderà tutto con un volume alterrimo. Allora, siamo qui, ma non c'era nulla da prendere, mi pare. No, sì, ve l'ho alzato un po' il volume perché io parlo forte, ok, cazzi, però il gioco per ora non parla forte, dopo in caso lo abbasso. Ecco qua, non l'ho alzato tantissimo, l'ho alzato quanto basta. Andiamo con questo team qui. Voglio davvero tenermi questo team qui? Ma sì, poi lo cambio se serve. Pronti, subito. La porta è chiusa, ma pensa un po' te, che coincidenza. Another locked gate. Ok, adesso parlano fortissimo. Break in or climb over. A warm reminder, benefactors, that the Artisanship Commission is as important to the Sienjo as the Divination Commission. Molto interessante, ricordo quando te l'ho chiesto. Hanno messo cosa automatico dei dialoghi, per favore. Our law states that trespassing into the Artisanship Commission can result in a prison sentence of between 300 to 500 years. Serious violations may result in exile on a barren planet, thousands of light years away. Vabbè, ma noi abbiamo il trenino ciuf ciuf che ci viene a prendere in caso. Ma ci ha mandato il generale. Yes, we do. Still, the Artisanship Commission is filled with security mechanisms. Even the General won't be able to save us in time if we get trapped. Eccoci. I'm not trying to scare you. I'm simply suggesting you ask the craftsmen to see if they can provide an insider like Ching Chu to guide you. Ah, comunque, ho scoperto... It's more than a little reckless to charge in when we don't know what's ahead of us. Dico quando finisce di parlare lei, effettivamente. Ecco. Ho scoperto che la signorina con i capelli... la signorina color Pepsi,
quella, la signorina robot che Luo Cha ha curato la scorsa volta, è un personaggio giocabile. Come l'ho scoperto, c'era in una challenge evento che ho fatto. Ah, devo parlare con voi, immagino. Master Gongshu. Oh, are you guys Cloud Knights? No, però volendo. Your clothes. I knew I was getting ahead of myself. You're just tourists. Allora, turisti. Sorry, this crisis came during your trip. I'm sorry it came at all. Non lo so. Ha assunto il nostro provenienzo. Non ti preoccupare, il cavaliere è qui per salvarti. Sono la cavalleria. Va bene, non importa. Yeah, you just need to tell us what the trouble is. General Jin Yuan pulled out all the stops to get us here. You can trust us. Se vabbè, il generale. E io sono Babbo Natale. Beh, vestiti ce li ha. The Lawfu has the Cloud Knights. Why would he send outsiders? Perché siamo gratis. Ma non d'opera gratis, bro. Ma io di così. Nobody's in the mood for jokes, miss. You misunderstand, young sir. We genuinely want to help. Can you tell Ma Ting Yun non c'è here? Con noi, era dietro di me fino a due secondi fa. Dov'è finita? Che è successo? There's been some kind of botanical disaster. Mm-hmm. It was like an ornamental tree somewhere suddenly started to grow. There were branches so thick you couldn't put your arms around them. It spread everywhere. The whole commission is being destroyed. Dannati alberi. Lo sapevo che non potevamo fidarci. Tutto quell'ossigeno gratis puzzava di merda. Nothing to do with hydroponics or accelerated growth. Where did that thing come from? Che ci fai qua fuori? Vabbè, sarà fuggito. We ran away. It was please. If you Va bene, andiamo. Cioè, vai via tu, noi andiamo. Master is still inside. Oh no, il suo master. Master Gongshu is the most experienced craftsman in the Artisanship Commission smelting works. He's in charge of our research project. When the incident happened, he dragged me, Ziming and Yuncha to safety. Mi ricordo quando te l'ho chiesto. Then he turned around and ran back in. I need to wait here for the Cloud Knight so I can tell them to rescue him. Why did he run back in? Perché il lavoro è più importante. C'erano le scadenze da rispettare. That's not how it works. The research comes first here. I just heard him shout, "It's gone. We lost the furnace." By the time we realized, he'd already vanished. Anyway, you said you're here to help us, right? Sì, sotto compenso. 100%. Però hanno detto che mi compensano, però lui non lo sa, quindi. You don't have to believe us. The Astral Express doesn't shout about its achievements. We'll look for your master. Oddio, ma voi siete con l'Astral Express, grandissimo. In that case, no, non mi frega un cazzo. Pensavo avrebbe reagito in qualche modo, tipo, che cazzo è l'Astral Please Express? Bring him out safe and sound. If anything happens to him. Don't worry, young sir. Your master's safety is our. None of us would be able to graduate this year. Eh? Az, è quello il motivo, capisco perfettamente. Oh, let's go. I think this conversation's run its course. Botanical disaster? It must be the ambrosial arbor. But what about the furnace his master mentioned? Io ripeto che per queste piccole transizioni basterebbe mettere un filmato, però. The Stellaron facilitated the resurrection of the Ambrosial Arbor. The severity of the corrosion. Ho anche uno schermo nero in cui siamo oltre la porta aperta. Look, the roots are coming up through the ground. I'm afraid we've got some gardening work to do. Molto chill lei in tutto ciò. In realtà è lei la colpevole. Lo sapevo, non ci si può fidare delle donne volpe pregne. Salve. Arahabaki. Vasuman. Guarda il loro. Vasuman. Tutti questi nemici dall'aspetto strano. Dai, chissà allora cosa sono ispirati. Ah no, sono delle rane. Ah, non le avevo mai osservate bene. Spend freely. Oh, va che bello, adesso che ha una difesa decente riesce a fare degli scudi belli.
Pretty good crowd today. Turn it up! Let's settle this. Ready to lose your... You can fight it, or rock with it! Pronti. Devo smettere di dire pronti, lo sto dicendo troppo spesso. Perché sta laggando tutto? Ah, capisco, perché il mio computer ha deciso che doveva succedere. Aspetta, a vedere se magari non c'è la modalità performance, che potrebbe essere. Infatti non c'è, e inoltre libera memoria. Perfetto. Ora dovrebbe andare leggermente meglio. Che cazzo? Ah, è un Giannimax, ok. Poi lo vado a fare. Oh no, la trama. Leave from whence you came, or soon be dead. Dead. Ah, mi sembra che stia bene questo signore. You come any further, I'll not spare you. Ah, ma dice a noi? Ma chi sei? Ma cosa cazzo? Hold on. Let us explain. Ho sbagliato tasto. What excuses do you have? Surprise me. Just passing by. Stumbled in. Door wide open. Sto un attimo ascoltando già. Within commission grounds today was sown. An evil spun by hands unseen, unknown. No longer. If the security mechanisms didn't teach you a lesson, these robots will. Keep up! Let's settle this. Vabbè, lui muore col dot, quindi. Watch your head. Non è morto col dot. Secondo voi, perché in questo posto costruiscono così tanti Golden nemici che poi esplodono e fanno male agli alleati? Allora, vedete, lui non è un personaggio giocabile, nonostante il design interessante, perché non muove la bocca. Basta così poco per identificarlo. I want compensation. You didn't want to listen to us. We were here to rescue you and you started a fight for no reason. Lei è Master Gongshu. How do you know my name, child? Non so, me l'aspettavo più panzone per qualche motivo. Mi aspettavo tipo il classico nano fabbro. Anche se nessuno effettivamente ha mai detto che in questo posto ci sono i nani. Ecco, in questi giochi c'è una carenza di personaggi grossi. Il personaggio più grosso che ho visto finora è Blade, e comunque è molto smesso Blade. Cioè non è un pro wrestler, quello intendo. Don't worry about those things. Easy to fix. But there's not much I can do to help. The Artisanship Commission was suddenly taken over by something. Ha preso la fornace. The robots. It was like they gained consciousness. They were moving in a circle around it. I fear approaching it is tantamount. Va bene. I couldn't just run away. Cosa c'è sigillato nella fornace? Vabbè, lo Stellaron forse? I'm sure General Jing Yuan must have believed wholeheartedly that you could save the Artisanship Commission from this crisis. Means I know of may yet serve your fight. Pray you in repayment aid my plight. Come. Va bene, facciamo la side quest, che side non è, però dobbiamo farla. Ah, una bella passeggiata di salute. Adesso parte di nuovo un filmato. E quindi eccoci. Non è un filmato, però. Sì, non me ne frega perché è qui. You all saw the jade gate on your way in, I assume. The shifting screen works. Vabbè, è un teletrasporto, sì. With limited range and energy. Sì. Even our trailblazing space anchors sound better. Thank goodness you take the time to perfect these inventions, Master.
If not, the Skyfaring Commission would have become quite redundant by now. Quindi, e qui Marzia ci ha dato un dettaglio importante, i teleport che noi usiamo per andare in giro sono effettivamente dei teleport. Ah, ok. Ok, allora così si giustifica il fatto che noi facciamo avanti e indietro tra un pianeta e l'altro. Ok, allora va bene. Perché io finora, a livello narrativo, quelle cose me le giustificavo come... Non lo so, sinceramente, come me le giustificavo. Tipo un... Siamo andati via, però in realtà prima di andare via abbiamo fatto tutta sta roba che sto facendo adesso, ma narrativamente l'ho fatta prima di andare via per sempre da quel posto. No, cioè abbiamo i teletrasporti, easy. Ordinary. I could have used this beauty to teleport you thither, but... Vabbè, è un casino, non funziona, dobbiamo ripararlo. Come si ripara? How observant. The commission is more than a match for Mother Nature, eh? E prepara tutte le cose per riparare, va bene. This is the first thing that came to mind when the tree demon attacked. It's a mechanical device codenamed the Lumenflux Pixis. I invented this weapon for the Cloud Knights. It's incredibly powerful. Let me guess. Limited range? Yeah. Every light has its shadow. And then... Ignite! Fire beats wood! There's no way we can lose! Dipende. Se il legno è umido non è facile fargli prendere fuoco. Ma va bene, ci fidiamo. Ho preso l'arbo che mi fa un bagnato. Ok. Aspetta, cos'è? At the same time? Ah, devi distruggerli tutti allo stesso tempo. Ok. Tipo i nemici di Twilight Princess, quelli lì che dovevi usare il lupo. To adjust the... Then activate the trigger, no? To release along the conduction. Ok. Ah, ok, 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 ok. Va bene. Quindi, l'ennesimo puzzle direzionale. Sbagliato. Ok, ne manca uno però. Ah no, ok, aspetta. Ecco, così adesso attiviamo questo che viene... Ah no, attiviamo questo principale che viene sparato verso l'altro e poi si riflette. Adesso, ok, capito. Capito, capito. Ok. Very good. The master reveals the door, but the apprentice must walk through it. You're much better than my useless students. Signore, con calma, cioè nel senso, non penso siano così stupidi da non riuscire a fare questo puzzle. Oddio, muove la bocca. È un personaggio giocabile allora. Cambia tutto. All right, there's no time to lose. Hurry through the shifting screen to the opposite side before the... Before the... Non sappiamo mai cosa voleva dire. Eccoci qua. E poi abbiamo... Va bene. Abbiamo usato il teleport, così abbiamo messo il nostro teleport. Devo andare sopra o sotto? Presumo sopra, però lì c'è uno shortcut, forse... Si apre sto portone gigantone? No, si apre dall'altro lato. Certo. Qui c'è uno scrigno. E se c'è uno scrigno, lì c'è un Gianni incazzatissimo che è bloccato. Oh, non è bloccato per un cazzo. Va bene, Gianni, piace. Move carefully. The truth of life in this sanctuary is but a vision. Break! Hedge your bet. It's on me. This song's for you. Turn it up! Ready to lose your... Ah, giusto, lui evoca i pesci. Or rock with it. Non è ancora ben chiaro come mai il castello evochi dei pesci, ma vabbè. Porco due gli scudi. Andati per sempre. Dovevo curare lei, sono un idiota. Vabbè, non importa. Ormai è andata. The
dice have been bust. Or maybe I'll take it all. Spend freely. Allora, ragazzi, confesso che potrei essere confuso sul come si rimuove. Ah, ok, l'ha rimosso lo scudo. Non è niente. Come non detto. Eternals the dead return. In realtà, visto che Aventurin adesso mette degli scudi buoni, posso anche toglierlo temporaneamente, luocià dal gruppo, per mettere qualcun altro che faccia danno. Per carità, è comodo luocià che toglie i buff ai nemici, però, nel senso, potremmo anche fare più danno. Belli, guarda quanti pixel che ci sono a schermo, ragazzi. Sto guardando un attimo la live, ho visto che voi state vedendo un bellissimo mosaico. Madonna, che palle sta connessione. Uffa. Però purtroppo la casa è questa. Posso fare poco. Sono curioso di vedere quell'attacco delle monete, quanto vedete voi quando succede. Vabbè, dai, più o meno il solito. Ready to lose your you can fight it or rock with it. Ma chi c'ho io che fa male? Aia. Chi ho io che fa male che posso mettere nel party al posto di Luocha? Effettivamente. Spend freely. I'll see you off. Or maybe I'll take it. C'ho Dr. Reishi, che però è un po' indietro coi livelli. È ancora il 40, non ho materiali per scenderlo. Potrei mettere... che cacchio. Potrei mettere... Cinque. Ma sì, dai, Cinque. Sono deboli al quantum, i nemici. Let's settle this. Eternal slip. The dead return! No dirty tricks. Sure, I'll play. It's on me. Keep up! I have no interest in conflict. That's it. All in. Oppure in realtà dovrei mettere qualcuno con un follow up. Ma col follow up chi c'ho? C'ho Horatio, Marzia. Non ho niente con i follow up, ora che ci penso. C'ho Aventurin. Però Aventurin è già in squadra, quindi. Niente, ci teniamo. No, ci teniamo questo team qui, però metto 5 e arrivederci. Con questo dovrebbe salutarci. Foto qua, Renzo piano. Evviva! Ah, ho fatto un movimento che non dovevo fare con la caviglia. Sono ancora incapacitato con la caviglia, comunque. Passate due settimane, quasi. Tutto questo per... Ecco qua, lo sapevo. Ah, da quando non mi danno più... Da quando non mi danno più i cosi, come si chiamano? Le Stellar Jade, aprendo gli scrigni, sto perdendo un po' la voglia di cercarli. Allora, quick setup, via il signore qui, e mettiamo... ciao Sasuke, mettiamo... Sono indeciso tra loro due, perché pure lei non è malissimo. No, dai, mettiamo lei, mi fa male. Sempre comoda. Sì, va bene così. Oddio, in realtà... Posso livellarla, lei? No, però dovrei farlo, eh. Dovrei farlo appena posso. Perché lei comunque è uno dei 4 stelle migliori del gioco, ho visto. Lui per ora lo uso, perché è l'unico... Raga, io non ho nessuno del vento tranne lui. È incredibile questa cosa. Cioè, se tutto va secondo i piani e riuscirò a ottenere Black Swan, saranno lui e Black Swan i miei due personaggi vento, e nessun altro. So che si pronuncia Swan e non Swan, però mi fa strano dire Swan quando parlo italiano. Mi fa strano pronunciare bene le parole inglesi quando parlo italiano.
perché mi sembra di diventare o Meryl di Metal Gear Solid 1 o Brian dei Griffin. Ehi, come stai, Peter? Lois, ma che stai dicendo? Fa strano, cosa? Che cosa è il Metal Gear? No, aspetta, ma la Creation Furnace... Aspetta un attimo. Ah no, giusto. Su Bellobogs, il robottone gigantone che ci ha aiutato contro la Meloni si chiamava Engine of Creation. Questo invece è la Creation Furnace. Sono due cose diverse. Forse sono due cose diverse. Magari hanno la stessa origine, ovvero gli Eons. Azz. Arriva quel boss adesso? No, bellissimo! Che cazzo è, Okami? Ah no, Exernias! Bello! Mi aspettavo la signorina con i seni giganti, ma anche l'Ancestor Spirit qui è bello. È veramente Xerneas. Guarda, per fortuna ho messo Cincioe nel party, perché sennò avevo zero membri utili, va bene. Posso fuggire dallo scontro? Sì, posso fuggire dallo scontro. E allora lo faccio e cambio un attimo... Tolgo Serval, che non serve a un cazzo. Ok, respawno qui. Tolgo la signorina e anche Ding Dong, in realtà, perché non serve nessuno... Tanto serve ghiaccio, fuoco e Sbordelongs. Fuoco potrei mettere Asta. Ghiaccio. Allora, ghiaccio metto lei. Oddio, c'è lui. Lui però non l'ho potenziato ancora all'uno. Allora, mettiamo lei. E via. E mettiamo del fuoco. Mettiamo Sbura. Ma sì, dai, mettiamo Sbura, che è l'unica che ho pronta. Asta al momento non c'ha nulla di equipaggiato. È da un po' che non la uso, Asta, effettivamente. La dovrei riprendere. Però sì, dai. Direi che andiamo con... Triplo preservation. Proprio la build dei tank della Madonna. Anche poi in realtà Aventurin dovrebbe stare in mezzo, perché così più volte viene colpito meglio è. Quindi il team sarà Sbura, Aventurin. Anzi no, Sbura, Marzia, Aventurin, Cincioe per lui. No, aspetta. Aventurin, Marzia. Non cambia nulla, però almeno così, forse. Ok, dai, full preservation, andiamo. Full preservation tranne uno, andiamo. Ah, di nuovo il filmato? Va bene. Bro, ma ho skippato il filmato. Va bene, non importa. Eccoci qua. Aspetta la musica. Sta zitto Gianni, voglio sentire la musica. Ma non me ne frega. Sì, sì, incredibile, la musica. Abundant Abundier. Posso usare la musica? Sì, ecco qua. Musica, allora abbassiamo un po' le voci e alziamo il master volume. Anzi, possiamo pure i sound effect, in realtà. Ecco, così. Ora. No, così sto giocando al rallentatore, però. Allora, adesso... Facciamo così, dai. È certo che io gioco per la lore. Per cos'altro dovrei giocare? Per il gambling? Sì, però non in questo caso. Allora, la barriera la diamo a... Lei ha così poca vita! Perché ha così poca vita? No, Kafka, nel senso che... Dai, triplo scudo su Sbura, via. Che stanno facendo sti alberi? Sono confuso. Oh oh,
Sì, vabbè, ma che cazzo dici, Gianni? Non c'ho i punti. Forse devo uccidere prima gli alberi. Gli alberelli devo uccidere prima. Lance at the ready. Madonna, quanta è lei che non l'avevo in squadra. Un po' mi era mancata. No, solo uno. Vabbè, ci si accontenta. Sì, ma basta curarlo! Che non posso vincere, devo andare via. Devo caccarmi addosso. Raga, dobbiamo ammazzare l'albero, per forza. Niente. E lui non ci insegue, tranquillissimo. Sienjo is so scared of the abominations of abundance. They're unstoppable. Solo che chiamarle abominations mi pare un po' brutta, era così bello. Yaldabaoth, sì, praticamente. The Holy Grail. I'm afraid this Ebon Deer was likely birthed by the Ambrosial Arbor as its guardian. It's a dura batterlo. The Arbor's roots. Most living creatures on the Sienjo don't have abilities like this. Lei è sempre molto chill col suo riso mentre spiega. We can't get any closer. Letteralmente il suo mondo rischia l'estinzione. The Evendir seems to heal itself instantly, but perhaps it's drawing that power from elsewhere. Dalle masse, esatto. Dobbiamo tagliare i fili delle masse che collegano l'Holy Grail, cazzi. Facciamogli al culo, se rompiamo tutto. Cosa? The monster only seems to be active in the vicinity of the arbor. Let's look around and see if we can find anything. Allora, un attimo, un piccolo cambiamento al party, perché lei non capisco perché ha così poca vita. Ah! Perché non ha l'armatura. Ecco perché ha così poca vita. Ok, ora ha tutto più senso. Allora, non mettiamo lei in squadra, bensì vuoi provare Gallagher? No, però Gallagher no, non ce l'ho. Mettiamo Luca. C'è Asta volendo. Asta come è messa con le traces? Male. È messa un po' male Asta con le traces. Sono un po' indietro con i potenziamenti dei personaggi. Nah, sti cazzi. Oddio. Ratio non è che posso potenziarlo magari. Non ho i materiali per le tracce, però sì, dovrei potenziare anche lui. C'è lei, volendo. Questi non sono potenziati neanche un po'. Purtroppo non sono messo benissimo. Allora direi che togliamo Marzia e rimettiamo Luocha. Tanto. Anzi no, togliamo Marzia, ma non rimettiamo Luocha. Rimettiamo Serval. Perché Serval? Perché fa danno. Fa più danno di Luocha. Poi se servirà, rimettiamo Luocha. Da finita, ecco qua. Ci sono gli skill tree? Sì, più che skill tree sono potenziamenti delle skill che hai già. Però sì, essenzialmente sì. Guarda, preservation e erudition. Così, se ci arriva un nemico singolo, ci mettiamo 40 ore a... So the general asked you to head to the alchemy commission. The artisan ship commission had no choice but to halt operations once the tree demon appeared. Oh shit, dude. Un Medicham, che cos'è questo coso? Vabbè, ti chiamano Medicham adesso, Gianni. Non importa qual è il tuo vero nome da nemico, tu sei Medicham. L'ho deciso. I'm on guard. Lance up
blaze, Lance, forward! Anche poi ho visto accidentalmente che, vabbè, non è uno spoiler esattamente, però ho visto che Sbura poi, cioè il protagonista poi sblocca un'ennesima un ennesimo elemento, che ovviamente succederà con tutti gli elementi, basta dargli il tempo, però. Opportunity doesn't knock on its own. No, dai. Allora adesso io direi questa su Jimmy Jolg. Ah, su tutti, giusto? E basta. Un po' tutto risolto. Young friends, I have a suggestion. Non la sentiremo mai la suggestion, Gian. Oh, great observation, Mr. Vabbè, sì, dobbiamo risolvere il puzzle, dai. Va bene. Dobbiamo rompere le radici. Assurdo, ragazzi. Ci avreste mai pensato che per indebolire un albero bisognava tagliare le radici? È incredibile se ci pensate, no? Un ragionamento davvero ingegnoso. Allora, ce ne sono tre. Vabbè. È 40 ore. See? My theory was correct. Keep going. Vabbè, Gianni, non è che ci volesse molto, però bravissimo. Tutti bravi, tutti applausi per lui, che ha capito la cosa più ovvia del mondo. Qua su cosa c'è? O ci sarà un puzzle? Ah no, c'è uno scrigno e basta, bene. Io vi ricordo, ragazzi, questo signore dorme, mi mira. Dicevo, vi ricordo di non giudicarmi come persona che non esplora un cazzo, perché io queste cose poi le esplorerò quando la trama sarà finita e non dovrò avere il peso di intrattenere voi. Perché capirete che esplorare ogni singolo anfratto di una mappa per trovare uno scrigno con sempre le stesse cose dentro non è proprio intrattenente come cosa da guardare. E quindi vi sto facendo un favore, in realtà non esplorando tutto adesso. Tanto state tranquilli che poi le 100%erò queste mappe, come ho già fatto nel mondo precedente. Anzi, a un certo punto mi sa che ci prenderemo pure una piccola pausa da Honkai, perché ho lasciato indietro un botto di roba. Dove devo andare? Sono bloccato per sempre. Ho sbagliato. Calma. Questa è quando per sbaglio attivi l'ascensore in Elden Ring per andare al Siopra. Dici, oh no, adesso devo aspettare che risale. O riscende. Qua cosa c'è? Boss. Non boss, però gente da menare. E non ci interessa per ora. Di qua si avanza. Perfetto. Qui c'è un attimo un vaso da rompere. Io, in quanto, ragazzi, come potete vedere, sono un... non un fanboy, però sono un twink biondo, quindi sono Link e devo spezzare tutti i vasi che trovo. Che succede qua? Cos'era quella cosa? Niente. Chissà da dove appare questo dado. Questo dado magico. In realtà è tutta una partita di D&D. E lui è... Cusco fanboy conferma... No, guarda. Non le... Io sono più ugly bastard che altro. TRL. Allora, ma sì, dai. Nessuno di loro esplode e allora via. Che bello fare danni con questo personaggio. Ora ho una build che funziona. E la madonna. Morti così in fretta che mi ha laggato tutto. Ok, no, gli scudi non conviene potenziarli per ora. Ce la fai a morire, Gianni? Non ce la fa. Però forse... muore di scossa? No. Ah, però non era quello centrale. È morto di scossa, godo.
Evviva. Sarebbe stato più soddisfacente se fossero morti tutti insieme, ma va bene anche così. Però madonna, ragazzi, quanto è fuckboy. Raga, guardatelo lui. Quanto è fuckboy. Guarda che occhi. E lui è proprio un gigolò. Ma sono abbastanza sicuro che sia letteralmente canon un gigolò. Un prostituto. Se preferite altri termini. Qua c'è uno scioccattolo. Lo scioccattolo va aperto per forza. Spend freely. The dice have been cast. Vabbè, cambia poco. Bust. Or maybe I'll take it all. Time for the main event. Turn it up. Non ho ancora capito quell'animazione extra a cosa dovrebbe servire, visto che tanto. Boh, vabbè. Cioè, non fa danno extra a noi, non fa danno extra a loro. Sarà una roba di lore più che altro. Per dire, guarda com'è morto in modo particolare. Chissà perché. Chissà perché è morto con questa animazione. Sure, I'll play along. Time for the main event. Beh, raga, madonna. Cioè, lui è Kafko. No, non è vero, Kafko è Jing Yuan è Kafko per la fanbase femminile / omosessuale maschile. Ah, c'è uno. Aspetta un attimo, è Gianni che apre lo scioccattolo. Eccomi. Madonna, quanto colpisce lontano sto dado. Il dado è tratto, come direbbe Giulio Cesarini. Cesaroni. Me li ricordate i Cesaroni? Io me li ricordo perché quando andavo alle elementari li guardavano tutti e io no. Non mi sono mai pentito di questa scelta. Però un po' mi sentivo escluso. Ora ripensandoci dico, vabbè dai, meglio. Meglio essere esclusi da quella roba. Madonna, quanto critta, fortissimo. In realtà fortissimo perché sto facendo la trama. Appena vado a fare qualunque tipo di challenge esplode. Anzi, esplodo io. Però in realtà avere lui, cioè il mio team al momento è composto da due membri a caso più Luo Cha e Aventurin. Perché tanto, qualunque cosa succeda, Luo Cha e Aventurin sono fatti d'acciaio. O meno, non sono fatti d'acciaio, però tanto sopravvivono loro. E quindi non si crea il problema del oh no, come farò a vincere questa fight. Ma tanto Aventurin mette gli scudi, Luo Cha cura in caso gli scudi non bastano. E via, con calma e pazienza si fa tutto. Anzi, l'ho fatto proprio così il mondo 6 dell'universo simulato. Era arrivato dal boss e mi stava rompendo il culo, ma tanto non era a tempo e quindi ho vinto io. Ci ho messo tipo un quarto d'ora, però ho vinto io. Poi che succede? Allora ragazzi, lì c'è un gigaboss. Lo vogliamo fare il gigaboss? Ma sì, dai. Così, tanto per cambiare. High stakes, high reward. Spend freely. The dice have been bust. Or maybe I'll take it all. Turn it up. Doppino al volo. Or rock with it. Choose me strike. Sure, I'll play along. It's on me. This song's for you. Let's rock. My turn. No, ho sbagliato, Pittaglia. Vabbè, non mi sono fatto un cazzo. È vero che ho Venturini in squadra, continuo a scordarmi che ho Havel la roccia, però che condivide lo scudo con gli altri. Hedge your bets. Spend freely. Ready to lose your you can fight it. Solo che i nemici stanno morendo, ok? Il boss centauro lì non si è fatto nulla.
questo piccolo problema. Vabbè, tanto col metodo chi la dura la vince, prima o poi vinceremo. Non citate quella persona a cui sto pensando. Voi siete migliori di me, non pensateci quando dico la parola vinceremo. Lance ablaze! Lance forward! Let's rock! Beh, tra 40 minuti circa Gianni sarà stato sconfitto. My turn. I'm on guard. Sure, I'll play up. Spin freely. Pretty good crowd to turn it up. Che succede? Cos'è successo? Gli ha preso un malore. Si è cagato addosso un attimo. Che è successo lì? Perché si è fermato? Vabbè, fa comodo, lo accetto. Hedge your bets. Keep up. Come on. Dai. Dannini simpatici. Mi attacchi per favore a Venturin, così carica di più lo scudo, no? No, non serve rimetterlo ancora. The dice have been bust. Or maybe I'll take it off. Time for the main event. Turn it up. Choose me strike. Adesso serve. Lance ablaze. Lance forward. Vabbè, in realtà a sto punto. A sto punto conviene fare così, eh? Tanto. Facciamo il combattimento automatico, ormai siamo arrivati. Il gioco sa cosa fare. Non è successo niente in piazza Loreto nel 45. Assolutamente nulla! Cosa deve essere successo? Ho visto persone online che paragonano la morte di Mussolini alla morte di Gold Roger. E direi no, ragazzi, non è proprio la stessa cosa. I due personaggi, anzi, sono abbastanza diversi sotto ogni punto di vista. Però chissà, chissà. Sono sicuro che qualche video c'è online di qualcuno che ha messo la narrazione di One Piece, però su immagini storiche o comunque ricreate. Secondo me c'è. Secondo me c'è. Anzi, adesso con l'intelligenza artificiale l'hanno fatto magari anche con la voce stessa di Mussolini. Mi è arrivato a voi nei raccomandati di YouTube la IA che fa cantare la canzone di Grease in Bone a Mussolini. Mussolini come tanti altri, eh. Quante volte ho detto Mussolini in questi due minuti? Secondo me almeno 7. Un attimo, ho perso una cosa. Okay. Ma perché ancora mi aspetto dei premi che non siano sta merda? Bella raga, fate caso a me. Aspetta, c'è un puzzle. Ho visto un puzzlopoli. E che cosa vuole questo puzzle? Odio uno di questi. Allora, questa deve finire qui, questa qui e questa qui. Non si ruoto questa. Poi ruoto questa invece in questo verso. Questa c'è. Poi adesso questa vado a ruotare. Sbagliato. Oddio, in realtà sì, va bene anche così. No, ho fatto un errore. Queste devono stare opposte, quindi questa la vado a mettere qui, questa la metto qua, e ora questa ruota di uno. Easy. Ma poi un 5 o una S quella? Non è ben chiaro.
Dove mi porta questo posto? Mi ha portato da un altro puzzle. Ma scusami. Cioè, va bene, lo faccio, però, nel senso. Una porta. Io adoro le porte. Perfetto, ho aperto una porta che non so dove porta, ma porterà da qualche parte. Sempre di una facilità allarmante questi puzzle. Ah no, aspetta, questo è un po' tostino, forse. Un po'. Come seleziono sotto? Così. Sì. Allora. Adesso faccio così. Adesso questi. Li giro per così. Ho sbagliato. Ecco. Adesso. No. Così. E così. Ale. Indovinate cosa c'è qua dentro? Ci saranno due guanti? Oppure ci saranno per caso due stivali? O magari una maschera e una gonnella? Un cappello! Ma c'è un altro puzzle? No, c'è un altro puzzle qui, mi dice. Dov'è? Oh no, un airone. No, che palle, lasciatemi giocare. Allora, sono due... Uno va qui. Vabbè. Questo di una facilità allarmante rispetto all'altro. Dai. Andiamo alla Bartolini a prendere i pacchi. E devo picchiare il pesce. Va bene. Io lo volevo lasciar vivere, sto pesce, ma non si può. Volevo come premio Kafka e Adele. No, vabbè. Mi bastavano delle Stellar Jade, nel senso. Anche dette le cosine che servono per pullare Kafka, quando tornerà nel 2027. Non chiedo tanto. Solo qualcosa che mi faccia venire voglia di farli, sti puzzle. Oddio, è arrivato già Animax. Gli scudi ce li ho già maxati, in teoria, quindi to. Tocca pullare Kafka. Minchia, IRL fosse così facile. Ah, sapete ragazzi, adesso inizierò a pullare la waifu dei sogni IRL. Ah, si poteva fare? Non lo sapevo, disse tutto il mondo all'unisono. E poi Kafka non è per nessun motivo. Ragazzi, sia chiaro, distinguiamo. C'è la best girl esteticamente, che potenzialmente è Kafka. Cioè, a me il design di Kafka piace tantissimo. C'è Kafka che è perfetta esteticamente. E poi c'è la best girl a livello di persona. La best girl a livello di persona è questa signorina qui che abbiamo in party. Adesso non conosco tutti i personaggi di Star Rail, ma per quello che ho visto, la signorina Rockettara qui è la best girl in assoluto. Per ora. Poi chissà, ci si può sempre ricredere. Però non credo che mi ricrederò. Non c'ho più i cazzi. Dovrei risparmiare. Madonna, quanto sarebbe bello giocare Cinque con Sparkle, che ti ridà ogni volta che usa la ultimate 5 punti abilità, oltre che fartene avere 7 e non solo 5. Sarebbe un sogno, però anche lei pullarla. Ciao. Cioè, Sparkle ormai mi sa che tornerà anche lei insieme a Kafka, più o meno. Anzi, no, insieme a Kafka no, perché dovranno mettere del banner nuovo, quindi. E niente, ha fatto subito. E non mi ha neanche sbloccato la ulti. Eccola qua. Bastava chiedere, come al solito. Watch your head.
Concordo, Rock era la best girl. Esatto, bravo Sasuke, bravo. L'altra alternativa per il ruolo di best girl è Bronya. Però Bronya, essendo shippata con Zele, non è tra le opzioni. Perché per avere il ruolo di best girl deve essere shippabile con la protagonista. Se Bronya e Zele sono shippate insieme, non posso shipparle anche con la protagonista. A meno che non si faccia un threesome, però quello è un altro discorso. Con la slash il protagonista, ovvero io il re, sono io il protagonista del mondo. Funziona proprio così la vita, ma in realtà, come ci insegna Mob, ragazzi, voi tutti siete i protagonisti della vostra vita. Ma sì, tanto lei c'ha il coso carico. Non perché mi ricorda Dante. In che senso ti ricorda Dante? Che poi, parlando di Dante, in realtà Kafka ha le pistole, ha una pistola bianca e una pistola nera, che sono palesemente ispirate a Ebony Ivory. Quindi in realtà, se c'è qualcuno che ricorda Dante, è lei. Non so di questo cosa ti ricordi Dante. Se stai parlando del Dante a cui penso io, eh. Usa la chitarra, ho capito, però ci saranno altri personaggi che usano quella chitarra. Ovviamente dei guanti, ma che cazzo mi aspettavo pure io. Va bene. Capito, niente più distrazioni. Se sono scrigni, mi farò deludere dai guanti quando giocherò per cavoli miei. C'è un robottone incazzosissimo che però tanto... Mi ha visto! Oh! Mi sa che lo devo ammazzare però, perché sennò non si apre il portale. E poi lui c'ha il Rolex. E giustamente un fuckboy. Che cazzo di fuckboy sarebbe senza il Rolex? Godo. Avrei goduto di più con 4, ma anche 3 ci sta. Dai, riesco a romperlo, Godo, riesco a romperlo. Prima che vada in modalità non ho debolezze, Suka. Niente, adesso è andato in modalità non ho debolezze Suka. Purtroppo è successa questa cosa. Ma sai che in realtà... No, tanto cazzo. Tanto muore tra poco il pesce palla da solo, quindi... Ecco, visto? Morto da solo. Completamente da solo, senza stimoli esterni. Tipo un fulmine in faccia. Anche lui, visto? Tutto regolare. Ma non serviva per la trama. Ma cosa mi ha sbloccato questo tizio? Scusami. Ma il mio premio. Ma cosa serve? C'era uno scrigno quassù, forse. No, non serviva a niente sto nemico. Era lì per rompere il cazzo. Ma qui c'è lo Sporpelot. Vabbè. Allora, un attimo. Dove che devo andare? Ah, ma devo tornare indietro. Ma qui non ci sono andato. Aspetta un attimo. Voglio provare a vedere se riesco a sbloccare sta roba qui. Che forse si sblocca da qua, quindi no. Anzi, no, dai. La sblocco dopo.
Devo andare qui, qui. Sì, sì. Allora, adesso... Pronto. Devo risalire... Ah, ma dobbiamo tornare da Xerneas adesso? No, The Third Ambrosial Palle Malle. Ah, ma questo c'era... Non c'era pure prima, questo posto? Sì, 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 fai i cazzi. Allora. Ce ne sono due lì... Ok, quindi clockwise, anti-clockwise e clockwise. Pronti. Quante volte ho detto, mi fate... No, non fatelo in realtà perché poi cringio. Stavo per essere trapassato da quel raggio laser. I guess we're done. I suspect the Ambrosial Arbor's root system must have spread far underground. The only thing we can say with confidence is that we removed the majority of those within the bounds of the Artisanship Commission. Let's hurry, before they have a chance to grow back. So, the next step is... Fare il culo a Xerneas. Deer hunting. Let's go. Non andremo con questo team perché... Oddio, in realtà... Sostituiamo Serval e siamo a posto, credo. No, era debole a ghiaccio, fuoco e elettro, quindi Serval non la dobbiamo sostituire. Questo dove ci porta? Ah, qui, sì, 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 sì. Vabbè. Adesso dobbiamo andare qua, il più vicino è questo, andiamo qui. Era ghiaccio, fuoco, palle, quindi dobbiamo togliere Cinque in realtà. Togliamo Cinque e mettiamo... Possiamo rimettere l'Uociavo, volendo. Ma sì, dai, mettiamo l'Ocha, che togli i debuff, ci cura in caso va male qualcosa, che non andrà male. Però metti che non si sa mai. Metti che succede qualcosa, ci fanno il culetto. Che ne sai, che ne sai. Guardalo bello, lui. The roots coiled around the creation furnace. They've withered. Excellent. Nothing can stop you now. Nulla ti può fermare, tranne questa bestia di Satana incazzatissima col mondo. Ah, giusto, si è tolto. Fammi accelerare, please. No, ho sbagliato. Va bene, non importa. Ah no, era Quantum. Ho sbagliato. Aspetta un attimo, ho sbagliato. Ho tolto la persona sbagliata dal team. Dovevo togliere Serval e lasciare Cinque. Va bene. Cosa sto facendo? Pure io. Sbaglio tasti, sbaglio tutto. Quick setup. Via una e dentro l'altra. E poi lei ce l'hai il Lightcon, sì? Ce l'hai il Lightcon, non è che fai... Ok, sì, sì, sì. No, meno male. Meno Mario. Allora, dicevamo, le botte. Adesso, filmatino, sì, 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 sì. Ho detto di sì. Ma prima non l'avevi fatta questa cosa, non va... Ah no, sì, l'aveva fatta invece. Sono solo stupido io, che non ne ricordo. No, solo uno. Cringe, bro. Ma sì, dai. E niente, è impossibile farne più di una. Bro, ma ti sei ammazzato da solo la pianta? Sei stupido. C'è un coglione di merda.
un idiota, un demente, una testa di cazzo. Un po' troppo, forse. Ma sì, dai, scudi ce l'abbiamo. Quello ce lo teniamo per dopo, quando ci serve. Metti che adesso si baffa l'attacco. Poverino sto boss. Lui ci prova a essere minaccioso, ma è un cervo, cioè. Che vuoi che faccia un cervo? Guardalo, poletto. Si è pure preso il dot di fuoco, poverino. Oh no, counter! Vediamo, ecco, è una buona occasione. Vediamo se glielo toglie il counter. Che non so se è un buff counter, però magari. Vediamo un po'. Self-destruct non si può togliere, ma il counter gliel'abbiamo tolto. E quindi, grazie, lo c'ha. Scudi... No, non serve. Madonna, quanto fa male. In realtà è lui che ha poca vita, però. Tanto sono sicuro che poi questo boss, quando lo dovrò rifare per farmare i materiali, sarà 10 volte più tosto e mi romperà il culo. Nulla ti può fermare, tranne Princess e Cupcake, i miei due pitbull grossi quanto una casa. Bro, te non li prendi i danni da fuoco? No! Marge! Carl! It'll be a shame if they get smashed to pieces. Carl! Potrebbe essere effettivamente una citazione di Lama con cappelli, raga, non si sa mai. Tutto può essere. Madonna, bro, quanti alberi. Oh no! Oh no! Adesso scopriamo che è un DPS questo boss. E se non fai abbastanza danno è imbattibile. Non penso. Non penso giusto perché è un boss di trama. Se no, non lo ritengo impossibile, viste certe cose che mi sono successe in questo gioco con certi boss. Tipo del Simulated Universe, quella roba lì. Dai, 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 godo. No, no, però avrei goduto di più. Stavo godendo finché non ho visto che non mi ha preso la mossa potenziata. Perché, spiego per chi non è addetto ai lavori, lei praticamente, Ching Chue, ogni volta che usi l'abilità si potenzia un po' l'attacco, fino a un massimo di 4 volte, o 5, adesso non mi pare 4 volte, e quando prende tutte le tessere uguali fa l'attacco potenziato, quindi l'ideale sarebbe... pescare 4 volte, alla quarta sbloccare la tessera che ti manca e fare l'attacco potenziato. Lì purtroppo ho pescato 4 volte, ma non ha trovato la quarta tessera giusta. Ecco, quell'animazione lì doveva fare prima, ma non l'ha fatta. E quindi niente. No, basta con le pesche dell'immortalità di Wukong. Oh oh. Perfetto. Quello che mi serviva.
Ma sono morti gli alberi. Ah, perché li sacrifica lui per fare lì la camera mia padre e figlio. Ok, bastava dirlo. Penso di averli eliminati io. Madonna, quanto fa male. Quanto fa male il follow-up suo. Non malissimo, però non quanto potrebbe. Perché per ottimizzare questo personaggio dovrebbe avere 4000 difesa che io non gli posso dare perché sono un giocatore free to play e non sono neanche a livello 50. Però a very dear friend, ma vaffanculo. Starei molto gentilmente tu e i tuoi vasi pop-up andate a fare in culo. General Jing Yuan said the Ambrosial Arbor was an unfathomable celestial blessing. Ma quindi abbiamo risolto così il problema? No. Questo era il preludio al problema vero gigante, no? Such grave wounds in an instant. I think I finally understand why the Xianzhou decided to follow the hunt in eradicating the abundance. If immortal creations were left to spread their branches and roots throughout the universe, entire ecosystems would collapse. No wonder the people of the Xianzhou wander the universe, never settling on a planet. You are a man of vision, Mr. Yang. Aizen è bravo. Our ancestors, the elixir seekers, were unable to see that hidden curse 8,000 years ago. Vabbè, 8000 anni sono tanti per... Cioè, mi sa che... Chissà se... Sto prendendo una cazzata, lasciate perdere. Ironic, isn't it? The wise are buried, while the fools remain immortal. The Xianzhou regrets being led astray by the abundance. That's why they have decided to embark on the path of the hunt. Maybe it's not too late for redemption. Thank you for your help. I realize you must continue on to the Alchemy Commission. To the Ambrosial Arbor. Ah, è vero, in tutto questo era tutta una deviazione per aiutare sto stronzo qui. Non rompe il cazzo, portaci dagli alchimisti, dai, che c'è roba più grossa da risolvere. Mi ero scordato che era tutta una sottotrama di Gianni. Ah, giusto, c'è pure lei in tutto ciò. Perché mi iscrivi? Sono qui. Hai visto Benefactor? Quando il cervo Xerneas pestava il terreno uscivano delle radici. Ho visto. Sono le radici dell'Ambrosial Arbor. Sono proprio bellissime da ammirare. È la prima volta che ho visto qualcosa di così miracoloso in tutti i miei viaggi. I frutti di quei boughs, non so cosa sia... sono d'oro, bla bla bla, proprio come dicono le leggende. Si dice che in tempi antichi, bla 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 bla, i frutti incredibili, ah, non ho letto in tempo. Se dovessi mangiare quel frutto, otterrei la vita eterna come i Xianzhou, i nativi dei Xianbrothers. Tu non sei tentata da un'offerta del genere, benefattoretrice? Non te ne puoi andare, se lo mangi, ero tentato... No, non frega un cazzo. Pensiero pericoloso. Ah. Ah! Le regole. La tauromachia. Perdonami per le mie... Per la mia arroganza in questo... Per la mia... Maleducazione. Nel farti questo piccolo test. Come pensavo, sei una persona che non riesco a leggere perché va troppo veloce e non mi fa tornare su. Come pensavo, sei una persona onesta e giusta. Ma ti ringrazio per il pensiero. Sfortunatamente, the abundance is no dust and no fruit. Sti cazzi. E vabbè. Queste opportunità sono rare, ma se ne vanno in un battito di ciglia. Proprio come la vita stessa. Boh, non ci avevano voglia di pagare la doppiatrice quel giorno, non ho capito che è successo. Desolate depths of despair.
Oh, via. Chi è qua che mi scrive? Bella sta musica. Ah, Cincio, ho letto un'altra cosa. Ho sentito che quelli della commissione artigiani che hai aiutato, bla bla bla, bravissima, hai fatto i culi. Ti serve un favore, dai, su. Hai già capito tutto, bravissima, ti stai ambientando. Presto capirai i tre principi base della saggezza al lavoro, della felicità al lavoro. Ti ricordi quell'apprendista fabbro chiamato bla bla? No, assolutamente no. Ma non c'è problema, poi te lo faccio vedere. Sono stata mandata da Gianna Cazzapanna ad aiutarlo. Andava tutto bene, ma ora la situazione sta succedendo un po' un casino. Una quest secondaria, arrivederci. Va bene. E la Madonna. E la Madonna, regà, ma che cazzo. Ah, ma queste sono tutte le quest secondarie. Scusa se ti disturbo, che succede? Problema, ti ricordi questa roba qui? No, non me la ricordo. Però è successo un casino. La bambina drago. Pronti? Andiamo, ok, vabbè. Questa della bambina drago. Andiamo, via. È un character quest, va bene. Poi facciamo una live in cui facciamo... No, ho volato un bird. Un burb gigantesco vicino alla finestra, mi sono cagato addosso. Comunque dicevo, poi faremo un episodio in cui facciamo... Ci concentriamo solo sulle character quest, perché mi pare di capire che sono più interessanti di quelle normali. Asta, cosa vuole Asta? Passato un po', ho sentito che sei dai Shenzhou Roku. Bla 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 bla. Hai sentito della leggenda della Foxy and Beauty online chat? No, sono interessato. Tinder per le ragazze volpe. Io non sono una ragazza volpe, però c'è questo problema. Non te lo sto consigliando. Dammi un link che controllo, ma non voglio che lo controlli. Ci incontriamo di persone, ne parliamo. Ma io voglio le Foxy and Beauty, bro. E niente, va bene. Poi questa non so chi sia. Capo del Skyfaring Commission, molto interessante. Un piccolo evento per i visitatori. Non sono interessato, ma vabbè. Sono curioso. Sinceramente non mi interessa. Trova qualcuno di più capace. No, Suka, lo faccio fare a te perché è una quest. Per favore. Per favore per due. Bla bla bla. Incredibili cose che sicuramente leggerò in futuro e non mi scorderò assolutamente di recuperare. Va bene. Ma non devi per forza usare la gente così. Non sto assolutamente leggendo niente, voglio che lo sappiate. Licenziata, merda. Spoiler della quest. Con lui ci parliamo per ultimo perché mi sa che la sua roba è importante. Tu chi sei? Sono occupato, mi dispiace. Non si può. Davvero? Sì. Tantissimo, guarda. Sono così occupato che non sto neanche leggendo i messaggi. Magari non hai capito. Raga, però... Scrivete un po' più piano, porca troia. Siete tutti velocissimi. Commission check the second. Find anyone suspicious. No. Ah, è un personaggio? Azz. Ci vuole il tempo per formare request di APC. Ah, chi è questo personaggio sbloccato? Cioè, questo character quest. Non sembrava legato a un personaggio. Invece lo è. Abbiamo fatto un casino, ci siamo persi. Voi come siete? Sei vivo? Di nuovo? Sì, come va da voi? Abbiamo preso Kafka. L'abbiamo proprio acciuffata. Ma quanto è vecchio? Raga, ma questo messaggio è un po' vecchio però, mi sa, perché Kafka l'abbiamo acciuffata, è scappata, è arrivato Blade, Kafka era da sola, no. Vabbè, è lì fuori da qualche parte, ma...
Sta attento, è molto pericoloso. Da te che succede? Ecco qua. Definire la missione Desolate Depths. Ho capito. Ma scusami. Ma non ha senso questa chat. Ma non ha senso. Per fare questa missione devo finire la missione di trama che è iniziata adesso. Però ne parliamo come se fosse avvenuta. Boh, vabbè. Non importa. Questa poi ce l'abbiamo lì da fare. No, che fired, bro. Io non faccio un cazzo qui. Allora. Qua c'è il sonda da potenziare io. Cos'è? Lo scudo applicato a tutti gli alleati bloccherà danni extra al 2%, vabbè. Prezzo. Bravissima, Sbura. Continua a dire cose poetiche a caso. Simulated Universe. No, ho sbloccato il mondo... Ho sbloccato il mondo 7! Forse lo andiamo a fare... Non lo so. Vabbè, intanto andiamo a prendere i premi qua. Caso sono già le 7, don. Che palle. Ma perché le giornate non sono fatte di 48 ore? Perché ci mette così poco il sole a... Vabbè, perché ci mette così poco la Terra a girare su se stessa? Dai, rallenta un pochino. Allora, signori, io tra poco devo andare, purtroppo. Quindi, invece di iniziare un'altra missione di trama, che tanto non faremo in tempo a finire, facciamo un tentativo al mondo 7, che mi romperà il culo tantissimo, ma tanto adesso abbiamo lui e il Vocià, quindi dovremo cavarcela in qualche modo. Poi qui c'è Gianni che mi potrebbe dare una... No! Per quanto poco, no! Cos'è questo? Vabbè, senti, dammelo. Una ricetta. Io volevo questo! Che palle. Va bene, dai, andiamo a fare sto mondo 7. E poi ci vediamo. Non domani, forse domenica riesco a farne un'altra. Ne vorrei fare un'altra questa settimana, perché settimana prossima da martedì a giovedì non ci sono, quindi due live su tre saltano. Porco ma che cazzo dici, bro? Ma è enorme sto posto, io ancora non ho fatto niente. Ma io addirittura pensavo che l'avrei finito. Ma vi rendete conto di quanto ero scemo? Pensavo che oggi l'avremmo potuto finire se mi fossi sbrigato. Non capisco un cazzo, sono un demente. Allora, dai. Vediamo sto mondo 7 com'è. Ci spaccherà il culo tantissimo, ma è parte dell'esperienza. Eccolo qua. Mondo 7, rosso come Marte. Ok, ci dà un'altra Herta. Ok, ci dà tutte cose molto fighe, buono. Ci dà pure cose nuove. Livello 61. È un piccolo problema quello, ma va bene. Allora, 1, 2. Poi che altri elementi? Ghiaccio e fuoco, perfetto. 3, 4. Andiamo così. Oddio, aspetta. Ghiaccio. Allora... Facciamo, raga, full preservation. Andiamo full preservation. Ma sti cazzi, dai, vediamo cosa succede. Poi se vedo che ci mettiamo troppo, ci salutiamo e via. Allora, qui credo ne sbloccheremo uno nuovo di... Ah no, aspetta. Preservation, remembrance, nihility, abundance, hunt, destruction, elation... Cosa ci manca? Ci manca Harmony. Cioè, in realtà sono 14 gli Eon, quindi ce ne manca più di uno. Però, nel senso, a parte Elation, ci manca Harmony e poi questi 7. Ah no, anche Remembrance, però non c'entra un cazzo. Perché sono Preservation, Nihility, Abundance, Hunt, Destruction, Harmony e... Ce n'è uno che mi sto scordando... Niente, non mi viene in mente. Comunque, forse era Remembrance. No, non è Remembrance, vabbè, non importa. Dot. Vediamo i dot che sono sempre buoni. Oddio. In realtà, con questi scudozzi di Dio, meglio prendere Preservation. Comunque, ripeto, mi aspetto che ne sbloccheremo uno nuovo, questo qui. Anche perché al mondo 6 invece non mi ha sbloccato nulla di nessun sentiero nuovo. Un curio, grazie, fa sempre comodo. Ah no, pensavo fosse nuovo.
Aumenta la velocità quando in mappa, durante il combattimento. Vabbè, minchia. Buongiorno. Buttalo via. Velocità in più. Allora, vediamo subito come siamo messi a livello di danno. Ok, qui siamo ancora a livelli gestibili. Ma scusami, lo scudo vale su tutti? Boh, vabbè, non importa. Effettivamente mi sono accorto di un problema. Non ho nessuno che fa danni grossi in questa parte, quindi ci metteremo sicuramente un'eternità. Per carità, non moriremo mai, però ci metteremo 8 secoli a fare un singolo combattimento. A parte che mi è finito lo scudo. Perfetto. Che merda. Oh, bene. Aumenta il danno che può essere assorbito. Vai, vai. 6% difesa per ogni... Vai, vai. E addirittura. Guadagni uno scudo. Vai, vai. Tanto. E così abbiamo già questa. Perfetto. E così abbiamo velocizzato i combattimenti di almeno mezz'ora. Poi, lui è debole al ghiaccio. Ehi, ma io ce l'ho il ghiaccio, assurdo. Hedge your bets. Spend freely. Vale, abbiamo finito. No, il bro torna in vita. Che poi in realtà loro ho sentito che se usi la ultimate di Luo Cha che toglie i buff... Il tornare in vita conta come buff, quindi glielo rimuovi e lui muore sul colpo se lo ammazzi. Non che valga la pena usare la ultimate di Luo Cha. Oddio, in realtà sì che vale la pena perché si ricarica in fretta, però avete capito cosa intendevo, forse. Aumenta il crit rate dei personaggi con lo scudo. Aspetta. Dispel one... Ah, questo. Questo, grazie, lo apprezzo. 1, 2, 1. Sempre andare verso i combattimenti che danno premi migliori. Bella, raga. Guarda quanti... Madonna, che scudi incredibili. Boia. Come ho fatto a fare 4000? Vabbè, forse perché le benedizioni mi hanno potenziato anche la difesa, effettivamente. Io vi vorrei far notare che i miei scudi sono ancora praticamente pieni, anche dopo che li ho usati. Porco, 18.000. O era 10.000 e ho visto male, non lo so. Sono un coglione, però potevo usare prima questa. Vabbè, non importa. Fatto tutto il discorso, no? Perché ragazzi, se usate la ultimate sua, gli togliete il revive, poi non la uso. Ho sbagliato, ho fatto fingerato, vabbè, non importa. Time.
Ma sì, dai. Ma sì, ma sì. No, niente. Aumenta i dot, ma io i dot non ce li ho, però devo prendere qualcosa, e quindi... Boh, non lo so. Non lo so, fanno tutte cagare per la mia build, boh. Dai, questa. Non lo so. A caso. Anzi, no, quella dei dot, che magari può sempre servire, che ne sai. Metti che a un certo punto cambio personaggio, metto Serval o qualcun altro che mette i dot. Però no, neanche questo giro un neon nuovo. Di solito a quest'ora sarebbero arrivati, quindi vuol dire che non c'è. Ma sai che? Tanto, in queste occasioni possiamo anche fare così, no? Finché non arriva un nemico tosto che ci mette in difficoltà. Un nemico tosto che ci rompe gli scudi prima che possiamo metterli. Ecco qua. Allora, non le voglio, fanno schifo queste. Oddio, però... Ah no, riduce quella dei nemici, non aumenta la mia. Aumenta gli HP massimi del 16%? Interessante, però no, deserto. Dopo un personaggio che faceva Weakness Break, scudo che assorbe, vai. Scudi, sì. E prendiamo questa, che è l'unica che mi manca. Non ho letto cosa fa, ma tanto mi mancava, quindi la dovevo prendere. Oh, eccoci qua, il primo nemico che ci sfonda il culo, guarda. Io direi 1 e 2 e 3. High stakes, high reward. Spend freely. Ho sbagliato, dovevo tenermela. Vabbè, non importa, ormai ho fatto. Chose the wrong enemy. My turn. Gotta try hard. Watch this awesome move. I'm on guard. Try that again. Vabbè, in realtà, ragazzi, va bene che ho Venturin, però questo mi pare il mondo più facile di tutti dopo tipo il 2. Cioè, era da un bel po' che non era così facile fare un mondo simulato. Poi, per carità, sono ancora alla prima parte. Quindi i nemici che mi rompono il culo tra poco arrivano, però. Cosa sono? 7:20. Mi sa che non facciamo in tempo neanche a fine. Vai, facciamo sto boss e poi ci salutiamo, raga. Scusate. Oggi ho il tempo limite. Per questo volevo fare ieri e non oggi pomeriggio, ma va bene. Tim aveva altri piani. Mi sta dicendo cose, lei pensa che me ne frega. Mi sta dicendo le cose, l'immortalità e le palle. Bravissima. Ma sai che, in realtà, per ora, direi che possiamo fare così. Però peccato, mi piaceva la cosa che c'erano sempre degli eon diversi in ogni mondo simulato, eccetera. Più che altro è che li hanno fatti arrivare molto in fretta all'inizio, perché all'inizio ne arrivano tipo tre insieme. E poi ne arrivano una alla volta, e poi adesso è da un paio di mondi che non ci sono più. Ho visto che tipo al mondo 9 ce n'è uno nuovo. Il mondo 9 perché è anche l'ultimo aggiunto. Però peccato. Vabbè, intanto che qua semenano.
Guarda che quasi menano. Parliamo un po' della trama. Parliamo un po' della trama, perché... è vero che abbiamo fatto poco oggi, abbiamo fatto poco. Però ancora è in corso il trend del me ne frega un cazzo dei personaggi. Mi è piaciuta leggermente di più Ting Yun, che mi ha fatto il test. Oh, ma belle quelle pesche dell'immortalità, ma non è che ne vorresti una? E io devo dire, no, è sbagliato, non si fa. Carino. Anche Ching Chue che mi scrive, dice, bella bro, dammi una mano, aiuto per favore, sto per essere licenziata. Se non mi aiuti te. Perfetto, abbiamo fatto. Però niente, spero... Sono felice di vedere che manca ancora così tanto per finire questo pianeta, perché per ora non me ne faccio un cazzo. Però se manca così tanto vuol dire che avrò tempo di affezionarmi. Boh, non lo so. Questa, a caso. Non so, questo mi pare che era buono. Sì, va benissimo. Ok. Signori, io purtroppo devo andare. Leave for now. Grazie per la compagnia, ci vediamo, spero, domenica. Domani non penso di avere tempo di fare neanche un'ora e mezza come oggi. Ah no, abbiamo fatto 2 ore, dai, pensavo di meno. Comunque, grazie per la compagnia, buona serata, buon fine settimana, ci vediamo domenica, forse. Addio. Oddio, non trovo il mouse. Ah.